Ciao a tutti, oggi 11 luglio, io e il collega Mario Michele Giarrusso della Commissione Giustizia abbiamo effettuato una visita ispettiva presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Questo al fine di verificare e appurare quello che è lo stato della struttura e di come insomma vengono trattati i detenuti all'interno della struttura stessa. Siamo stati accolti dalla dottoressa Giaquinto, direttrice dell'istituto, con molta professionalità e disponibilità, che ci ha accompagnato per l'intera mattinata all'interno della struttura e ci ha dato anche una serie di notizie. A noi ha fatto piacere rilevare che perlomeno in questa struttura non esiste il problema del sovraffollamento delle carceri, perché proprio a settembre dell'anno scorso è stato ampliato con un ulteriore padiglione per circa 400 detenuti e quindi con i 1100 detenuti attuali non subiscono questo problema. Ci ha raccontato la dottoressa che i detenuti possono partecipare a diversi corsi di formazione, che possono andare da quelli di istruzione dall'elementare per le scuole medie, o corsi di formazione lavorativa come sartoria, estetica per le donne, liceo artistico, alberghiero. Insomma, ci ha fatto piacere rilevare che si dà particolare attenzione a quella che è la formazione proprio di questi detenuti, al fine di poter dare loro una possibilità, una volta usciti dalla struttura, di intraprendere anche un lavoro. Questo è il lato positivo. Le cose negative, che diciamo all'opinione pubblica è anche risaputo, è un problema gravissimo che è legata all'acqua. La struttura carceraria, dalla costruzione avvenuta nel 1996, non ha un allaccio alla rete idrica. Abbiamo chiesto alla direttrice, ci ha riferito che per ogni anno sembra vengano stanziati dei fondi per effettuare questo allaccio alla rete idrica, ma per un problema o un altro, che non è dato sapere di per certo che quale sia questo problema, questo allaccio non avviene. Questo comporta una serie di problemi, perché attualmente la struttura si rifornisce attraverso due pozzi, e attraverso un impianto di potabilizzazione la si rende potabile, appunto, ma con dei costi di manutenzione mensile e annuale che potrebbero essere evitati se ci fosse un allaccio diretto alla rete idrica. Oltre a questo problema c'è ovviamente, avendo aumentato attraverso l'ampliamento della struttura di un ulteriore padiglione la capienza della struttura da 600 circa a 1000, c'è una carenza di personale che non è adeguato a quello che effettivamente occorrerebbe. Lascio la parola al collega Mario Michele Giarrusso per comunicarvi quelle che sono le nostre intenzioni sul da farsi in futuro. Grazie Vilma, soprattutto grazie per avermi coinvolto in questa attività sul territorio, che ho fatto ben volentieri proprio come membro della Commissione Giustizia. Abbiamo trovato una struttura ben diretta, con personale motivato, e hai già evidenziato quelli che sono i due punti critici. Uno è il personale. Sono sottodimensionati anche rispetto alla loro pianta organica, mancano quasi 100 unità di personale, quindi sono costretti a fare dei turni e turni massacranti, insomma, poi con l'ampliamento della struttura sicuramente sarebbe necessario rinforzare l'organico o addirittura meglio dislocarlo, perché mi spiegavano che una parte degli uomini che sono addetti al carcere in realtà sono addetti a tutta la struttura della provincia per fare il trasferimento dei detenuti, quindi questo distoglie un gran numero di uomini dal servizio interno. Un'altra cosa che ci hanno evidenziato: si poteva per esempio utilizzare il personale dell'esercito che va in giro per la provincia per la sorveglianza del perimetro esterno, consentendo al personale specializzato della polizia penitenziaria di operare nell'ambito dell'elezione, e cioè la cura e il trattamento dei detenuti. L'altro elemento fondamentale su cui si è puntata la nostra attenzione è proprio la mancanza del collegamento alla rete idrica, che come sappiamo è un'opera di illuminazione primaria,
la cui realizzazione spettava al comune, in realtà si è offerto di finanziare quest'opera per la quale pare che manchino 1 milione di euro, quindi non da poco, e che il comune probabilmente sono soldi che non ha, si è offerto già da diversi anni il ministero di realizzare quest'opera di urbanizzazione. Non riusciamo a capire com'è che con fondi già stanziati pari a 1 milione di euro il comune non bandisca la gara per questa opera di urbanizzazione, che peraltro porterebbe lavoro e un po' di ricchezza anche nel territorio. Voglio dire, non è un appalto da poco 1 milione di euro, soprattutto se poi li mette a disposizione, no, Vilma, il Ministero della Giustizia. Quindi noi ci impegniamo, io per quanto riguarda il Ministero della Giustizia e Vilma nel territorio, visto che è il vostro senatore è di qua, a cercare di far raccordare i due enti, comuni e ministero, affinché si possa risolvere questo problema dell'acqua per garantire condizioni di vita ai detenuti, diciamo, migliori, perché per quanto sforzi possa fare l'amministrazione, la direzione, capita a volte che il potabilizzatore si guasti, e in genere si guasta d'estate, quindi crea 2-3 giorni di problemi per migliaia di persone che sono detenute. No, non è un condominio, diciamo, è una situazione molto seria. Quindi sicuramente l'approvvigionamento di acqua con la rete idrica, come sarebbe giusto che fosse, è la soluzione ottimale. Noi ci impegneremo per questo, qua. Il personale della struttura si sta impegnando per portare avanti questo progetto in maniera ottimale, e anche, certo, le istituzioni devono fare la loro parte, e contateci che faremo fiato sul collo. I vostri portavoce, Vilma e Mario, da Santa Maria Capo Vetere.